passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno, che riguarda la rubrica beni culturali e identità siciliana. Quarto punto all'ordine del giorno, è presente l'assessore professore Zichichi, il quale ho avuto modo io di incontrarlo e mi ha detto una frase bellissima che io vorrei riportare a quest'Aula. La Sicilia non è terra di mafia, ma è terra di Archimede. È chiaro che la presenza dell'assessore, del professore Zichichi, dà una spinta in più a tutte le istituzioni, al governo e direi anche al Parlamento siciliano. Invito quindi il professore Zichichi a rendere in questa sede lo svolgimento dell'interrogazione circa il futuro della gestione dei siti museali e dei lavoratori della società concessionaria dei servizi aggiuntivi. Grazie onorevole Presidente, e lei ha detto una cosa, che è di grande rilievo culturale per noi siciliani. Quindi prima di rispondere all'interrogazione vorrei cogliere questa occasione per dimostrare quanto sia corretto ciò che ha detto il Presidente. Se non lo diciamo noi che la Sicilia è terra di Archimede, loro pensano che lo dicano gli inglesi o i francesi o i tedeschi, nessuno lo dice. Quello che ha fatto Archimede è incredibile. Archimede è l'unico uomo al mondo che dall'alba della civiltà fino al 1500 d.C., quindi nel corso di più di 10.000 anni, abbia saputo capire cose che noi non avevamo capito fino al 1929, come dire ieri l'altro. Esempio: datemi un punto fisso e vi solleverò il mondo. Fino al 1929 nessuna persona, incluso per esempio Einstein, che non è l'ultimo degli arrivati, aveva capito che nel mondo tutto si muove, e nella sua famosa equazione dell'universo introdusse il parametro lambda, che è l'energia del vuoto, per bloccare l'universo, perché era convinto che le stelle fisse, fossero immobili. Albert Einstein, non sto dicendo l'ultimo arrivato. Nel 1929 Hubble scopre l'espansione dell'universo. Oggi noi sappiamo che nel mondo ci sono 100 miliardi di galassie, tutte in movimento. Ogni galassia è fatta con 100 miliardi di stelle, tutto in movimento. Come in movimento? Con che velocità? Con una velocità di 1 milione di chilometri l'ora, come dire andare da Palermo a New York in meno di un minuto. E come mai le stelle sembrano ferme nel cielo? Sembrano fisse perché sono lontanissime, non perché sono ferme. Nel mondo tutto si muove. Non l'aveva capito nessuno dall'alba della civiltà fino al 1929, nessuno eccetto che Archimede. Perché quando uno dice una cosa ed è vera, vuol dire che lui ha capito un sacco di cose. Di Archimede noi sappiamo quello che è rimasto, ma molte cose sono ancora da capire. Quello che è rimasto però è sufficiente per dimostrare che Archimede, quest'uomo, è unico al mondo per intelligenza, e noi stiamo zitti. Per esempio, nessuna civiltà in nessuna epoca aveva capito perché le navi galleggiano. Facevano le navi senza sapere perché galleggiavano. Arriva Archimede e dimostra perché galleggiano le navi. Nessuna civiltà aveva mai capito le leggi della leva. In quella famosa battuta, datemi un punto fisso e vi solleverò il mondo, ci sono due cose: che tutto si muove nel mondo, e l'ho già detto,
è che la leva è quella cosa, quello strumento in base al quale con un piccolissimo sforzo possiamo sollevare un'enorme quantità di cose. Le leggi della leva non le aveva scoperte nessuno. Ma come se non bastasse, Archimede riuscì a calcolare il famoso pi greco, cioè il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro, con metodi che hanno dentro il calcolo infinitesimale e il calcolo integrale. Per scoprire il calcolo infinitesimale e il calcolo integrale dobbiamo aspettare più di 2000 anni. Newton e Leibniz litigarono in una famosa problematica relativa a chi ha scoperto che cosa, perché Newton diceva il calcolo infinitesimale l'ho scoperto io e Leibniz diceva no, l'ho scoperto io. L'aveva scoperta Archimede. Se non siamo noi siciliani a dire queste cose, non le dice nessuno. Come mai il mondo riconosce all'Inghilterra, all'United Kingdom, di essere la patria di Newton? Perché gli inglesi si sono battuti per questo. E perché chiamano Newton Newton e non Isacco? Perché dicono che l'era moderna, l'era della scienza, nasce con Newton, sbagliato, nasce con Galilei l'era moderna, che loro chiamano Galileo, e io lo chiamo Galilei, perché il cognome viene come apertura del nuovo mondo. Gli inglesi sono bravi, queste cose non le dico solamente in questa assemblea, l'ho detto alla presenza del presidente dell'Accademia inglese reale, dicendo che l'Enciclopedia Britannica attribuisce a Newton le prime tre leggi del mondo che sono di Galilei, e in effetti una di queste è di Archimede. Io ringrazio il presidente per aver richiamato alla mia attenzione questi grandi problemi che riguardano l'identità culturale della nostra Sicilia. All'Assemblea regionale la responsabilità di far capire a tutti che la Sicilia non è terra di mafia, è terra di Archimede, ma ripeto, bisogna far capire che cosa ha fatto Archimede e bisogna farlo capire a tutti. Io ho fatto, come loro sanno, il giro del mondo per motivi scientifici e vi assicuro che nel mondo Archimede è considerato greco. Quando io dico è nato a Siracusa, dico zii, vai, lascia perdere. Come lascia perdere? È nato a Siracusa. Archimede siciliano, non è greco. Archimede ha capito una tale quantità di cose che se fosse stato di origini diverse da quelle siciliane lo saprebbero tutti nel mondo. Ecco per quale motivo io rinnovo la mia gratitudine al Presidente per avermi dato l'occasione di parlare di questo grande problema, affinché l'immagine della Sicilia nel mondo sia associata a un intelletto che nel corso di più di 10.000 anni è riuscito a capire cose che nessuno aveva mai capito. I moderni storici stanno adesso studiando, mentre noi parliamo, come mai Archimede venne dimenticato, cadde nell'oblio per 2000 anni, non per un giorno, perché la cultura di quel tempo non era in grado di capire cosa aveva fatto Archimede. E lì entriamo nell'attualità, perché la cultura nostra moderna, ecco l'interesse degli storici moderni, la cultura nostra moderna è detta moderna, ma è pre-aristotelica. Non va al passo con le grandi conquiste della scienza, perché se andasse al passo con le grandi conquiste della scienza, tutti saprebbero cosa vuol dire telefonino. Un oggetto che ha le frontiere delle conoscenze scientifiche. Se non fosse per quelle cose che noi abbiamo fatto nei nostri laboratori, ai quali io immodestamente dico contribuito, noi non potremmo avere il telefonino. Ma nessuno sa cosa vuol dire telefonino. La cultura detta moderna è pre-aristotelica, ecco per quale motivo viviamo in piena Hiroshima culturale. Quindi
a distanza di 2000 anni si ripropone il problema della cultura che non è al passo con le grandi conquiste scientifiche. Ecco il motivo per cui gli storici moderni stanno studiando questi problemi, il cui cuore culturale è il nostro Archimede. Come mai Archimede è stato dimenticato per 2000 anni? Se non fosse stato dimenticato per 2000 anni, oggi sapremmo quello che i nostri posteri sapranno nell'anno 4000. Abbiamo perso 2000 anni, da Archimede a Galilei. Galilei è il primo uomo al mondo che riprende in mano le scoperte di Archimede. Io ho scritto un libro su Galilei in cui sostengo questi temi, ho scritto un libro su Majorana in cui dimostro per quale motivo Majorana era un genio, detto da Fermi, non da me, ma non lo sapeva nessuno, e fu in discussione che se non fosse stato per le mie battaglie, Ettore Majorana sarebbe sconosciuto nel mondo, pur essendo stato definito da Enrico Fermi, che era molto severo con i suoi collaboratori, genio a livello di Galilei e Newton. Onorevole Presidente, grazie per avermi dato questa opportunità di richiamare all'attenzione dell'Assemblea regionale siciliana la battaglia culturale che dovremmo far partire da questa Assemblea affinché tutti possano capire che la Sicilia è terra di Archimede. Professore Zichichi, se vuole rispondere all'interrogazione. Adesso passo all'interrogazione. E la mia risposta ha tre punti. Il primo riguarda l'adempimento alle disposizioni del Presidente del 13 e 14 dicembre. Il direttore generale dell'assessorato, di cui sono responsabile, ha emesso verso Nova Musa e luoghi dell'Arcadia declaratorie di intervenuta decadenza del rapporto concessorio, motivazione rafforzata per Nova Musa dalle azioni in corso, contabili e penali, che fanno sin da adesso cessare ogni possibile rapporto fiduciario all'interno di un rapporto già compromesso da reiterate violazioni degli obblighi contrattuali e di violazioni agli obblighi di legge, oggetto di precisi addebiti sotto il profilo contabile e penale. Le decadenze sono state notificate agli interessati e hanno comportato la restituzione dei siti detenuti dai terzi il giorno 21 dicembre dell'anno scorso. In pari data gli uffici provvedono alla reimmissione nel possesso delle aree e alla gestione senza soluzione di continuità dei servizi, con particolare riferimento a quello della biglietteria. Il secondo punto riguarda le nuove procedure di gara con decreti del 30 giugno 2010, che vennero bandite 5 gare per la gestione dei servizi aggiuntivi integrata con la biglietteria nella provincia di Agrigento, Trapani, Messina, Palermo e Siracusa, con dettagli sui quali sorvolo. E tutte le gare hanno intercettato un rilevante contenzioso portato avanti dai luoghi dell'Arcadia e da Nova Musa, esclusa da tutte le gare. È in ragione dei ricorsi che le aggiudicazioni hanno subito tutte un rallentamento. Si rileverà che le stesse ricorrenti continuano oggi a detenere servizi aggiuntivi in forza dell'applicazione data al decreto mille proroghe, che consente loro di permanere fino alle nuove aggiudicazioni. Il terzo punto riguarda l'indirizzo politico. L'indirizzo politico in ordine all'annullamento in autotutela di queste gare e alla utilizzazione del personale in servizio per le biglietterie mi è noto. Ad oggi, però, esso non si è tradotto in una delibera formale. E questa è la mia risposta all'interrogazione. Grazie, Presidente. Grazie, professore Zichichi.